La componente di diritto privato della sanità italiana vuole giocare un ruolo da protagonista in questo periodo così delicato, ma ha bisogno di un assetto normativo che la aiuti. È il messaggio che Barbara Cittadini, presidente dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata, lancia alle istituzioni dai microfoni di Sanità Informazione. Al centro del colloquio anche il tema spinoso del rinnovo del contratto dei medici e il recovery plan, su cui AIOP ha presentato un position paper. La sinergia per la componente di diritto pubblico, la componente di diritto privato in linea di massima funziona bene in tutte le regioni. Lei saprà meglio di me che le 21 regioni sono, diciamo, sono autonome nel organizzare come e quanto strutturare questo tipo di collaborazione. Quindi la collaborazione stabilita a livello comunque nazionale come principio, poi è declinata in maniera differente a seconda delle esigenze regionali e delle politiche sanitarie regionali. Avevamo più volte discusso col ministro Speranza, che era assolutamente favorevole, di un inserimento della componente di diritto privato nella norma sulle liste d'attesa che era stata emanata nell'estate del 2020. Devo dire che il ministro Speranza questa norma l'ha inviata il MEF abbiamo discusso a lungo sulla importanza, sulla urgenza, sull'improcrastinabilità che questa venga emanata, e quindi io mi auguro che il MEF dia risposte in tempi rapidi. Le nostre strutture senza le risorse umane non sarebbero le nostre strutture pubbliche e private che se siano, nel senso che queste camminano sulle gambe degli uomini e delle donne che le rendono grandi e che ci consentono di garantire prestazioni e servizi ai cittadini che a loro si rivolgono. Purtroppo, come lei ben sa, questo percorso, sicuramente le saprà, questo percorso che è stato immaginato in maniera perfetta, devo dire anche normativamente, un piccolo capolavoro, poi però per essere implementato necessita di un passaggio regionale. Ancora oggi noi, io ho firmato il contratto a ottobre. Ci sono regioni che non hanno minimamente affrontato il problema. Ci sono 8-9 regioni dove il rinnovo del contratto al rinnovo del contratto non è seguito nessuno degli impegni assunti a livello centrale, cioè al Ministero, non si è dato seguito a una norma che è stata modificata dal Parlamento. Non si è tenuto conto di quanto è stato stabilito in conferenza del Stato Regioni, ovvero delle modalità in cui doveva essere dato questa famosa copertura del 50% dei maggiori costi. E quindi io devo dire che, sa, con quanto entusiasmo e con quanto convincimento ho iniziato quel percorso ed ero pronta a iniziare il secondo, ma ancora noi non abbiamo definito il primo e non certo per mancanza di volontà, ripeto, delle istituzioni tutte che l'ho prima citato, che si sono adoperate e continuano ad adoperarsi affinché quanto concordato venga recepito dalla Regione. Lei sa che noi abbiamo una spesa bloccata per quello che ci riguarda dal DL 95 del 2012, che congela sine die il tetto di spesa per la componente di diritto privato. Tutto questo non è fattibile se non si rimuove una norma che per noi non è costituzionale, peraltro, perché una norma sine die non è mai costituzionale, ma che non consentirebbe di fare tutto questo. Quindi intanto dobbiamo partire dal presupposto, rimuovere questo macigno che pesa sulle teste di tutti.